Sempre più giovani abbandonano l'Italia, cercano all'estero lavoro e fortuna. Cresce la schiera dei cervelli in fuga, vanno in Germania. Disoccupazione che cresce diventa un problema, blocca i ragazzi e la loro carriera. E l'aspettativa sul futuro fa pena. E Macarena, Macarena è un'azienda che si chiama, che si chiama Macarena S.P.A. Ma vi giuro che è passato solo un anno e l'azienda ha già fallito. Macarena ha perso il posto di lavoro, il lavoro che gli dava lo stipendio che serviva per l'affitto. Ora dorme da un amico, ma l'amico che ospitava Macarena ha un contratto che non è indeterminato. Oggi stesso, guarda caso, gli è scaduto. Ora stanno da un amico, ma l'amico dell'amico c'ha una casa, una casa che in realtà è più tipo un buco, ed è stato licenziato dal suo capo. Ora stanno dal cugino, vai, ma il cugino dell'amico dell'amico al lavoro non è stato mai pagato, quindi adesso il proprietario l'ha sfrattato. Ora stanno dal cognato, vai, Macarena, 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 disperata, 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 dico me. Macarena, 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 disperata, ora vive la giornata in piedi, vai. Anche se c'è carestia, Macarena, anche se siamo in piena crisi del sistema, anche se ci manteniamo a mala, vai, vai. Anche se c'è carestia, Macarena, anche se siamo in piena crisi del sistema, anche se ci manteniamo a malapena, Macarena, vai.